un libro e un fucile carico. Perché facciamo bene allo studio? Te lo spiegherò. Non ho abbandonato le mie letture, ritengo che le letture siano necessarie. Primo, perché io non sia pago dei miei soli pensieri. Poi, perché conoscendo le ricerche altrui, ne giudichi i risultati e rifletta su quanto resta ancora da scoprire. La lettura alimenta l'ingegno e, quando è affaticato dallo studio, lo ristora, pur richiedendo una certa applicazione. Per me la lettura è una via di fuga, è una consolazione dalle delusioni dell'esistenza. La nausea non è in me, io la sento laggiù sul muro, sulle bretelle, dappertutto attorno a me. Fa tutt'uno col caffè, sono io che sono in essa. Una casa senza libri è come una stanza senza finestre. Una città senza libreria è un luogo senza cuore. Io non ho mai avuto un colpo, ho solo creduto. Questo colpo io lo abito nella sfiducia e nella prudenza di una non vita. Per me è un estraneo, perché non so mai in che modo dormirà e con quale cuore si sveglierà al mattino. Io sono stato un cigno, mi hanno portato da fuori, mi sono voluto accomodare a forza e poi ho molestato, scalciato e fatto pagare anche contro chi si avvicinava con il suo tozzo di pane duro, la sua elemosina d'amore. I libri sono stati i miei uccelli e i miei nidi, i miei animali domestici, la mia stalla e la mia campagna. La libreria era il mondo chiuso in uno specchio. Di uno specchio aveva la profondità infinita, la varietà e l'imprevedibilità. Sento il bisogno di staccare la spina e i libri mi danno la possibilità di vivere più vite ed esplorare nuovi mondi. Il contrario del divertimento. E divertimento è distrazione, dimenticanza. Per me, invece, la noia non è il contrario del divertimento. Potrei dire, anzi, addirittura, che per certi aspetti essa rassomiglia al divertimento, in quanto, appunto, provoca distrazione e dimenticanza, sia pure di un genere molto particolare. La noia per me è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità della realtà. Ci deve essere qualcosa di speciale nei libri, qualcosa che non puoi immaginare. Chi accumula libri accumula desideri e chi ha molti desideri è molto giovane, anche 80 anni. Chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, anche quando Leopardi ammirava l'infinito. Perché la lettura è l'immortalità all'indietro. La lettura mi permette di penetrare l'oscurità della natura umana. Uomo, nessuno ha mai misurato la profondità dei tuoi abissi. Mare, nessuno conosce le tue ricchezze segrete, tanto siete gelosi di conservare il vostro mistero. Capite ora perché i libri sono odiati e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della vita. La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena, di cera facce senza pori, senza peli, inespressive. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. Malgrado il più acceso fervore, l'arte è lunga e il tempo è breve. Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine. Non dobbiamo soltanto scrivere o soltanto leggere. La prima attività, quella dello scrivere, offuscherà ed esaurirà le forze. L'altra le infiacchirà e le disperderà. Bisogna passare alternativamente dall'una all'altra e combinarle in giusta misura, in modo che la scrittura creativa riduca a un insieme organico quello che si è raccolto attraverso la lettura.